Eccoci tornati in diretta, allora bentrovati amici di Le Fonti TV, questo è il main event della nostra settimana dedicata al Tax and Finance, come vedete dietro di me e come leggete in sovrimpressione, potete anche avere tutte le informazioni relative a questa settimana e anche alle altre nostre TV Week dal nostro sito lefonti.tv, dove proprio nella sezione eventi TV Week avrete tutte le informazioni del caso. Vedete in questo caso appunto essere partita lunedì la Finance and Tax TV Week dopo il grande successo della prima edizione. Tornano i grandi temi economici, così cominciamo a entrare un po' nel merito anche delle discussioni che faremo nel corso del pomeriggio, che guardano da vicino il mondo della finanza aziendale e i temi legati alle novità normative tributarie, perché sono dei collegamenti che devono essere fatti necessariamente, non solo mercati, non solo andamento delle borse, ma anche i grandi temi che ci portano a entrare direttamente nelle normative che poi si collegano alle decisioni che le aziende devono prendere, soprattutto in periodo di Covid-19. Ormai siamo soliti parlare proprio di tematiche legate all'emergenza coronavirus. Peraltro, la precedente TV Week dedicata proprio ai temi finance and tax era inserita in un contesto di lockdown e quindi avevamo già avviato dei ragionamenti che avevamo già detto avremmo ripreso. Ed eccoci qui. Se, ripeto, volete avere notizie ulteriori sulle nostre TV Week, collegatevi al nostro sito. Allora, la premessa 1 è quella che ho fatto fino a questo momento. C'è però un'altra premessa che vorrei fare prima di salutare gli interlocutori di questa grande tavola rotonda, quindi prima di salutare i miei ospiti. Le aziende in questo contesto hanno fatto uno sforzo immane e straordinario per operare in un momento emergenziale. Questo bisogna riconoscerlo, però chiaramente, nonostante ci sia emergenza, non possono le aziende stesse essere esonerate dal rispetto delle regole, che in questo caso sono regole nuove. Nella prima parte di questo main event, che durerà fino alle 17:15, parleremo proprio di una delle leggi ordinarie che hanno creato più scompiglio negli ultimi mesi, e per farlo dobbiamo riprendere proprio il decreto fiscale che ha riformato i reati tributari a partire dal 2020. E cos'è successo con la riforma dei reati tributari? È stato innalzato il profilo di rischio fiscale. Detto questo, io mi fermo perché poi entriamo nel merito con i miei ospiti, che vado subito a salutare. Do il benvenuto a Carlo Bani, Head of Tax Italy Novartis Pharma. Benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Alessandro Bucchieri, Group Tax Director di Enel. Buon pomeriggio a tutti. Adesso fra poco li vedremo tutti. Antonio Veneruso, responsabile Tax Department Arzana, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. E Giorgio Perroni, Founding and Managing Partner Perroni Associati, buon pomeriggio anche a lei. Perfetto, Buon pomeriggio a tutti voi. ecco, partiamo proprio da Giorgio Perroni, che vedo inquadrato, perché avvocato, io insomma mi affido a lei per spiegarmi, mi metto proprio in prima persona io, ma soprattutto per spiegare ai nostri telespettatori quali sono i profili più salienti di cambiamento. Volutamente mi sono fermata su decreto fiscale, così almeno diamo i punti essenziali e quelli più importanti che devono essere compresi in prima battuta. Sì, allora, come dice lei, il punto di riferimento normativo di queste modifiche è il decreto fiscale del dicembre 2019, ma anche il decreto attuativo della direttiva PIF del luglio scorso. Sono queste le due fonti normative che hanno determinato delle modifiche nel sistema del diritto penale tributario. Diciamo che queste modifiche si articolano su due piani. È stato un complessivo inasprimento dell'apparato sanzionatorio e c'è stato un potenziamento dell'istituto della causa di non punibilità, che è un istituto diciamo, caro allo Stato, proprio perché consente di tutelare gli interessi erariali attraverso il possibile recupero dell'imposta evasa. Primo piano, complessivo inasprimento del sistema sanzionatorio. È un piano che si articola su tre direttrici. Anzitutto c'è stato un aumento di pena e questo aumento di pena ha interessato gran parte dei reati tributari, non soltanto tra l'altro quelli caratterizzati dalla fraudolenza, che sono diciamo, sicuramente quei reati per i quali
il legislatore ha un maggior interesse all'inasprimento della pena. Mi riferisco alla dichiarazione fraudolenta ex articolo 3 e alla dichiarazione fraudolenta ex articolo 2, ma c'è stato anche un inasprimento della pena con riferimento alla dichiarazione infedele, all'omessa dichiarazione, e in particolare per quanto attiene alla dichiarazione infedele, che è poi forse il reato più sensibile, no? Sotto questo aspetto vi è stata anche una riduzione delle soglie di punibilità. Inoltre, un inasprimento della pena vi è stato anche per il reato di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti e riguardo anche al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. Quindi, aumento di pena per gran parte dei reati tributari. Sempre sotto il profilo dell'inasprimento del sistema sanzionatorio, abbiamo anche un inasprimento sotto il profilo delle misure di aggressione patrimoniale. In particolare, per quanto riguarda le persone fisiche, è stata introdotta la famigerata confisca allargata o per sproporzione, seppur questo tipo di istituto è stato limitato, l'operatività di questo istituto è stata limitata alla dichiarazione fraudolenta, anzi alle dichiarazioni fraudolente, all'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cioè non è stata prevista la confisca allargata per la dichiarazione infedele o per l'omessa dichiarazione. Inoltre, questo tipo di misura di aggressione patrimoniale opera anche quando l'evasione supera determinate soglie e un'evasione significativa. E questo per quanto riguarda la persona fisica. Però non dimentichiamo che questo istituto è un istituto che è nato per la criminalità organizzata, proprio perché è un istituto che tende a punire sostanzialmente chi non è in grado di giustificare i beni che possiede e quando il suo reddito viene ritenuto sproporzionato. Quindi il fatto stesso di averlo introdotto all'interno del sistema penale tributario certamente rappresenta una circostanza di grande modifica sotto il profilo della pressione sanzionatoria. Accanto a questo abbiamo poi l'introduzione forse più importante, e cioè la responsabilità amministrativa degli enti. Come tutti ormai sanno, il reato tributario è stato considerato dal legislatore come reato presupposto per la responsabilità ai sensi della 231. E in un primo momento questa estensione aveva riguardato reati caratterizzati dalla fraudolenza, quindi la dichiarazione fraudolenta, sempre ex articolo 2, ex articolo 3, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti e poi l'occultamento o distruzione dei documenti contabili. Con la direttiva PIF, invece, questa responsabilità amministrativa è stata estesa alla dichiarazione infedele, all'omessa dichiarazione e all'indebita compensazione, con però la precisazione che la responsabilità amministrativa può essere, diciamo, può ritenersi integrata quando in relazione a questi tre reati i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri, cioè il fatto è commesso all'interno di due o più membri della comunità, due o più territori della comunità economica europea, e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo superiore a 10 milioni di euro. Sotto questo profilo devo anche dire che dal punto di vista delle misure di aggressione patrimoniale la legge 231 e quindi l'introduzione del reato tributario come reato presupposto per la legge 231 consente il sequestro e la confisca per equivalente, circostanza questa che non era consentita precedentemente, quando invece nei confronti dell'ente poteva essere applicata solo la confisca diretta e il sequestro diretto. Quindi questi sono un po' le modifiche. Quindi devo dire un apparato sanzionatorio che si snoda su più piani,
all'interno dei quali però mancano anche delle norme di equilibrio delle sanzioni. Ad esempio, in materia di market abuse c'è una norma che consente alle varie autorità amministrative o penali di tener conto nella irrogazione delle sanzioni della sanzione irrogata dall'autorità diversa. Questo non esiste nell'ambito del sistema tributario penale e aggrava ulteriormente la pressione sanzionatoria nei confronti della società. Ecco, è chiaro che a partire da questo presupposto, o meglio da questi presupposti che anche il mio primo ospite insomma ci forniva, però rivolgo una specifica Perroni ancora a lei, poi dopo vado dagli altri miei interlocutori e relatori che porteranno altre esperienze. Insomma, per le aziende è ancora più complicato muoversi, nel senso che già credo insomma che valga anche in questo caso, quando ci sono delle nuove norme bisogna dare, come dire, i tempi fisiologici per la ricezione delle stesse. Però queste nuove norme vanno a incastrarsi, per così dire, in un momento effettivamente emergenziale dove le aziende già navigano a vista di loro, no? E quindi ancor di più lo devono fare. È corretto dire questo, insomma, Perroni? Poi dopo ritorno da lei per altre questioni, insomma. Sì, assolutamente sì. Direi che soprattutto sotto il profilo del possibile rischio di misure che nascono dall'introduzione del reato tributario all'interno del catalogo dei reati 231, l'azienda deve sicuramente attrezzarsi, ne parleremo probabilmente anche dopo, migliorando, perfezionando quello che è il MOG, il modello organizzativo 231, proprio perché soltanto attraverso un'attività di questo tipo può evitare quelle sanzioni personali e patrimoniali, perché non dimentichiamo che la responsabilità amministrativa prevede non solo pene pecuniarie, ma prevede anche misure interdittive, anche significative, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, che possono essere tra l'altro anche applicati in via cautelare. Ecco l'importanza di dotarsi di un modello 231 che sia rispondente alle finalità di prevenzione del rischio reato tributario. Ottimo, allora intanto c'è chi scrive, anche perché è un argomento effettivamente molto caldo in questo momento, soprattutto per chi ha a che fare con un'azienda, e quando prima insomma Giorgio Perroni ha citato l'evasione fiscale, quando si parla di evasione fiscale c'è chi subito insomma giustamente si arrabbia e imputa la colpa a uno Stato e a un sistema paese che non è in grado di gestire, no, questo problema che effettivamente poi va a riversarsi su chi ogni giorno opera in modo legale, usiamo questa parola, sul nostro territorio. Magari poi ci torniamo, insomma, però saluto anche chi ci sta scrivendo e sta partecipando a questa discussione, anzi fatelo perché è molto importante. Io andrei da Antonio Veneruso e Alessandro Bucchieri, ai quali farei la stessa domanda. Partirei da Veneruso. Abbiamo sentito che c'è stato quindi un complessivo inasprimento del profilo penale sui reati tributari. Mi piacerebbe capire quali sono i maggiori dubbi e le maggiori criticità che le aziende in questo momento specifico stanno affrontando. Allora, sicuramente uno dei temi che ha toccato l'avvocato Perroni, a mio parere, assume particolare rilievo in questo contesto. Parliamo della confisca allargata per sproporzione, che sempre ad opera del decreto fiscale della fine 2019 è stata introdotta nell'ambito del panorama penale tributario. Questa confisca, come ci accennava l'avvocato, effettivamente presenta caratteri di una gravità mai vista in un ambito imprenditoriale, perché effettivamente questa confisca, volendola mettere in relazione a quella che ormai un po' abbiamo imparato a metabolizzare, ovvero alla confisca per equivalente, è agganciata a dei presupposti completamente diversi. Infatti, mentre la prima confisca, parliamo quella per equivalente, come dice la parola, equivalente a che cosa? A quello che è il profitto proveniente del reato, quindi a una misura ben stabilita, con l'introduzione di questa confisca per sproporzione allargata, cosa succede? In questo caso, partendo dal reato che viene commesso, parliamo sempre di reati gravi, alle frodi, all'IVA, alle imposte dirette, ecco che si viene ad avere uno sganciamento da quello che è il presupposto, quindi
la pertinenzialità con il reato e si va ad aggredire l'intero patrimonio del condannato, del reo. E questa è una cosa molto, secondo me, portarla dalla criminalità organizzata nell'impresa, a me la vedo qualcosa di molto molto come dire preoccupante, anche perché voglio dire, partendo magari da un unico reato si va a ricostruire, diciamo prima, tutto il patrimonio, e questo patrimonio ovviamente non per massa ma per singoli beni acquistati nel vari periodi d'imposta viene messo in relazione il bene acquistato dal reo, dal condannato, nei confronti del reddito prodotto per quel periodo, reddito che deriva da un'attività impresa professionale o economica. E a questo punto, se scaturisce una vera sproporzione, ecco, deve trattarsi però di una vera sproporzione, non parliamo di semplice differenza, ecco che si viene a configurare un primo presupposto per operare questa misura molto invasiva. Ovviamente alla reo, al condannato, gli viene lasciata, come dire, la possibilità di giustificare questo scostamento, questa sproporzione, ma deve trattarsi comunque di prove fattuali, documentali, e basti pensare che non può essere, e qui l'avvocato mi potrà confermare, non può essere adotto come scusante il fatto che il bene è stato acquistato con reimpiego proprio parlando di evasione, proveniente da un'evasione, a meno che si provi, ecco, va provato che l'evasione è stata sanata attraverso gli strumenti previsti dalla legge. Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Prego, stava concludendo forse, mi scusi. Ecco, no, volevo dire sempre un'analogia, certo. Adesso toccando un attimino il decreto 231, che è stato anch'esso interessato dal decreto fiscale mediante l'ampliamento del catalogo dei vari reati, come ci ricordava l'avvocato prima, abbiamo oggi in ambito 231 due possibilità di operare il sequestro per equivalente, che prima non era consentito tra i casi eccezionali, a mente dell'articolo 19 previsto dallo stesso decreto 231, oppure in base all'articolo 12 bis. E come ci ha ricordato la Guardia di Finanza nella circolare del settembre di scorso, in pratica dice che gli organi inquirenti possono alternativamente operare con le due misure di sequestro, ovviamente passando di confisca, passando sempre dal sequestro, laddove si può scegliere se attuare la misura sulla persona fisica che ha commesso il fatto, anche se non ha tratto beneficio, oppure nei confronti dell'ente. Ovviamente le due misure assieme non devono superare quello che, essendo sequestro per equivalente, quello che è il profitto e il provento del reato. Ok, certo, no, ma ha fatto benissimo, la specifica serviva, peraltro adesso restiamo sempre su questa tematica e andiamo da Bucchieri, come dicevo poco fa, proprio per parlare anche dell'ambito penal tributario, no? Perché poi insomma io approfondirei proprio questo punto che in questo momento è necessario come comprensione. Prego. Sì, io credo sia interessante partire anche da una delle considerazioni che Giorgio Perroni faceva all'inizio, e che deriva dall'allargamento all'interno del perimetro 231, all'allargamento anche ai reati tributari. E da un punto di vista, ecco, dell'esperienza del giorno per giorno delle aziende, sappiamo, no, che in tantissimi casi, a seguito di una verifica fiscale e quindi a seguito dell'emissione di un PVC da parte della Guardia di Finanza oppure di un verbale da parte dell'Agenzia delle Entrate, a questo in alcuni casi si associava ad esempio la segnalazione penale nei confronti della magistratura, no? E quasi in molti casi come un atto dovuto, no, da parte degli ispettori. Si apriva e si apre poi normalmente una fase successiva, appunto, all'emissione dei verbali, che finalizzata un pochino a cercare di non incrementare il contenzioso e la litigiosità da un punto di vista fiscale, che era quella appunto di tentare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ad esempio finalizzare il tutto con un'adesione da parte dell'azienda, che aveva da una parte il vantaggio per l'azienda di appunto non entrare in una lunghissima quanto incerta procedura processuale, e dall'altra, nel caso in cui ci fosse appunto stata una segnalazione
penale, anche in questo caso far di fatto decadere diciamo il procedimento penale nei confronti della persona fisica, ad esempio il rappresentante legale piuttosto che la persona che aveva firmato la dichiarazione dei redditi, così estinguendo sia da una parte il procedimento amministrativo e dall'altra in qualche modo il procedimento penale. Esatto. Bene. Un dibattito comunque che è apertissimo in questo momento, adesso la faccio continuare, mi scusi, stavo dicendo, sì, perché proprio ci sono tante questioni da affrontare che mi pare di capire che il dibattito è aperto a livelli massimi. Sì, che cosa succede? Che sì, da un punto di vista, con l'allargamento alla 231, invece diciamo in qualche modo l'adesione e quindi questo tentativo di non proliferare, no, con l'attività e con la litigiosità, in qualche modo allo Stato trova un'impossibilità di fatto, no? Perché come sappiamo l'articolo 8 della 231 dice che anche qualora sia il reato si estingua, cioè anche qualora avvenga questa conciliazione, poi di fatto invece nei confronti dell'azienda, non della persona, ma nei confronti dell'azienda il procedimento continua. E quindi questo un po' crea una disparità, no? Questo regime in qualche modo premiale nei confronti della persona fisica che deriva appunto dall'adesione all'accertamento, in qualche modo dà un premio alla persona fisica ma non alla persona giuridica. Questa disparità di trattamento francamente io la trovo abbastanza abbastanza curiosa, e credo, spero, auspico come tanti che su questo ci possa essere un intervento anche legislativo di chiarimento, perché come dice, insomma, su questo tema il dibattito è abbastanza aperto, credo. No, esatto, infatti guardi, l'ho letta nel pensiero in qualche modo, proprio perché ci sono ancora delle cose da chiarire, ma soprattutto, come ha detto lei adesso in chiusura del suo intervento, tante cose da sistemare, no? Che forse è l'altra parola chiave. A questo proposito torno un istante ancora da Perroni per poi andare da Bani, perché, avvocato, è importante a questo punto della discussione che si è venuta a creare in questa tavola rotonda fornire qualche chiarimento utile per gestire in qualche modo queste criticità, magari anche dicendomi se è d'accordo con quanto diceva chi l'ha preceduta, cioè che chiaramente bisogna auspicare anche a degli interventi normativi che possano andare a sistemare e a riempire dei gap che ancora ci sono. Sì, assolutamente ha ragione Alessandro, c'è una disparità di trattamento, perché nell'ipotesi di persona giuridica indagata ai sensi della 231 bisognerebbe consentire alla persona giuridica di avere gli stessi strumenti che sono propri della persona fisica, e questo secondo me dovrebbe comportare da un lato una modifica legislativa che, se non avvenisse, potrebbe portare a questioni di legittimità costituzionale, no? Per una evidente irragionevolezza della norma. Io però vorrei dire che, malgrado questa situazione, è ancora conveniente per la persona giuridica battere la strada dell'adesione, e questo per una pluralità di motivi. Allora, dobbiamo essere chiari, no? E questo io vi rappresento la mia esperienza sul campo. La causa di non punibilità è qualcosa che consente di uscire automaticamente dal procedimento penale soltanto con riferimento a tre reati: omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA e indebita compensazione. È vero che è prevista anche una causa di non punibilità per il reato di dichiarazione infedele, o meglio, prima era prevista e omessa dichiarazione. Però la causa di non punibilità operava nel momento in cui il pagamento fosse avvenuto prima dell'instaurazione del procedimento penale o del procedimento amministrativo, cosa che, devo dire, a me non è mai capitata, cioè non è mai capitato che nessuno pagasse prima di avere l'accertamento. Dal punto di vista della responsabilità amministrativa, l'ampliamento ha riguardato la dichiarazione fraudolenta, ex articolo 2 ed ex articolo 3, ma anche qui la causa di non punibilità opera prima, laddove il pagamento avvenga prima dell'instaurarsi del procedimento penale o dell'accertamento amministrativo. Con questo che voglio dire è che in realtà
nella prassi giudiziaria, per i reati, diciamo, più comuni, il pagamento aveva comunque un valore, perché sì, poi ci consentiva e ci consente di instaurare un contraddittorio con il pubblico ministero, con l'obiettivo di arrivare ad una archiviazione del procedimento, che non ha come origine il pagamento, ma che proprio in virtù del pagamento ci consente di, mi perdonate la parola, ammorbidire il pubblico ministero, che in concreto, avendo come principale obiettivo quello della tutela degli interessi erariali, nel momento in cui la società paga, ha rispetto al fatto reale, salvo quelli ovviamente di gravità notevolissimo, un atteggiamento completamente diverso. In più, e concludo sul punto, sì, vi è da rilevare che il pagamento da parte della società è qualcosa che, di cui la società, da cui la società comunque trae un beneficio, perché di questo pagamento se ne tiene conto necessariamente ai fini della irrogazione della pena, ma soprattutto evita l'applicazione delle misure interdittive e quindi evita l'applicazione di una sanzione, quale può essere appunto quella del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, che è veramente una sanzione pesante e importante per l'impresa. Quindi, pur essendo assolutamente d'accordo con Alessandro circa l'opportunità di creare un sistema nel quale persona fisica e persona giuridica hanno le stesse possibilità, finché questo sistema non verrà creato, io ritengo che sia ancora conveniente per la persona giuridica aderire. Okay. Ok, grazie avvocato, assolutamente questo era molto importante, e poi tanto rifacciamo anche il giro, se eventualmente anche appunto Alessandro vuole aggiungere qualcosa lo facciamo, però io andrei da Dani, perché allora, come sempre facciamo sulle fonti, lo vorrei fare proprio anche in questo frangente, perché stiamo parlando di norme, quindi bisogna partire esattamente da lì, però poi vorrei anche dare sempre il risvolto pratico, cosa ne stiamo facendo. E quindi la domanda per Bani è questa: cioè, la stessa riforma introduce nel decreto legislativo 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati tributari. E qui arriva, ecco, la parte più pratica. Da un punto di vista organizzativo e di governance, cosa comporta appunto questa aggiunta? Sì, in estrema sintesi, quello che comporta è che gli organi apicali della società in questione devono iniziare a preoccuparsi della materia, e per trovare una soluzione concreta, sicuramente l'aggiornamento del modello 231 o comunque la valutazione di la predisposizione di un modello 231 non può che essere la soluzione indicata. Da un punto di vista operativo, in estrema sintesi, questo avviene attraverso una analisi preliminare di quelli che sono le situazioni aziendali pregresse e eventualmente anche diciamo contingenti per quanto riguarda l'ambito di controllo in essere. Dopodiché sicuramente il passaggio successivo è quello della mappatura dei processi aziendali, affinché si possano verificare quelle che sono le eventuali situazioni bisognose di un presidio di controllo, appunto finalizzato a controllare l'eventuale commissione di un reato fiscale. Successivamente occorre mettere tutto a sistema e quindi fare un'analisi che individui quelle che sono, diciamo, i gap presenti e che occorre, diciamo, rimediare, e quindi passare da una situazione, come si dice in gergo, as is, a una situazione invece to be o ideale, che è poi l'obiettivo dell'implementazione o dell'aggiornamento o del, diciamo, porre in essere un modello diciamo nuovo e di nuova costituzione. Okay. Quindi questo da un punto di vista proprio di estrema sintesi. Certo, ecco, però io rimango ancora un istante da lei, Bani, perché
L'adesione al regime di adempimento collaborativo, a cui peraltro ha aderito, poi mi dica se sto dicendo una cosa corretta, anche Novartis, è sufficiente come strumento di protezione? Perché poi stiamo parlando di questo, quando parliamo anche del recepimento di alcune norme e anche dell'adesione intesa come riorganizzazione, no, aziendale, bisogna pensare anche alla protezione delle stesse aziende, ovviamente. Assolutamente, è diciamo una delle soluzioni che si può valutare anche se l'adesione al regime di adempimento collaborativo, allo stato attuale, è diciamo limitata per una serie di indicazioni normative che pongono dei requisiti diciamo all'entrata abbastanza difficili da essere raggiunti, che sono dati dai limiti dimensionali del fatturato della singola società. Però a prescindere dal fatto di aderire o meno al regime di adempimento collaborativo, la predisposizione di un sistema di controllo del rischio fiscale è, a mio modo di vedere, un ottimo presidio per limitare fortemente i rischi connessi anche alle responsabilità da 231 sull'ambito dei reati presupposto di matrice fiscale. A onor del vero potremmo avere delle differenze perché comunque non abbiamo una perfetta coincidenza tra quello che è l'ambito di operatività di un tax control framework in senso stretto, o piuttosto più specificatamente anche di quello previsto nella relazione con l'Agenzia delle Entrate, e quanto invece previsto in un ambito di 231. Però possiamo dire che di fatto la predisposizione di un tax control framework che fa salve tutte quelle finalità, i presidi, i principi e le logiche proprie, diciamo, che sono state indicate anche dalla normativa italiana per il regime di adempimento collaborativo, non possono che essere di fatto un qualche cosa che hanno un successo anche per quanto riguarda le logiche sottese all'organismo, all'organizzazione sottese, diciamo, alla 231 come sistema. Da questo punto di Sì, vista confermo. quindi ecco, perfetto, quindi insomma sono un punto di partenza, possiamo dire così, no? Come ha detto anche lei, giusto? Corretto, sì. Ok, perfetto. Allora, Avvocato Perroni, mi rivolgo nuovamente a lei, perché per restare un po' su quello che dicevo poco fa, cioè di andare poi a tradurre in termini pratici questi interventi. Peraltro io e lei abbiamo già parlato in un altro momento, in un altro approfondimento che abbiamo proprio fatto sulle fonti TV, che è stato molto utile perché abbiamo punto per punto in qualche modo smontato, no, tra virgolette, queste novità per cercare di capire a cosa le imprese stanno andando incontro. Mi piacerebbe fare però anche in questa sede un po' di chiarezza sulla portata dell'intervento, cioè cercare di aggiungere dei tasselli, cioè che cosa potrebbe proprio portare. Utilizzo ancora questa parola in un'altra accezione. Allora, io sono d'accordo con Carlo Bani, perché mi sembra che è a questo che tende la sua domanda, sulla possibilità che il TCF sia effettivamente uno strumento che aiuta a diciamo, mitigare i rischi 231. Sì. Però voglio sostanzialmente che sia chiaro, come ho detto anche ieri, che in realtà la responsabilità 231 può essere evitata solo se si agisce concretamente e realmente sul modello. Cioè sono quello del TCF e quello del modello 231 due piani che sono sicuramente simili ma non sovrapponibili. Questo per un motivo molto semplice, cioè il TCF è teso a prevenire i rischi fiscali, mentre il modello 231 è teso a prevenire i rischi di reato. Quindi sono due piani diversi. Non solo, ma il modello 231 prevede tutta una serie di adempimenti che non sono contemplati nel TCF. Anzitutto è prevista l'esistenza di un organo di controllo, l'organismo di vigilanza terzo, autonomo e indipendente. È poi previsto un sistema disciplinare, sono poi previste delle norme a tutela del whistleblowing. Ecco, tutto questo fa sì che se, ripeto, il TCF
è utile, ma non consente di poter essere tranquilli sotto il profilo della responsabilità 231. L'unico modo concreto per poter scongiurare i profili di responsabilità è, diciamo, avviare un cantiere che consenta di avere prima di tutto un modello, poi un modello che venga nel tempo aggiornato. E quando parlo di aggiornamento del modello, non parlo solo di un sistematico inserimento dei reati che via via il legislatore inserisce nel catalogo, ma anche di una rimappatura ciclica dei processi aziendali per vedere se effettivamente quell'analisi sui rischi si è nel frattempo modificata a seguito del modificarsi della struttura dell'azienda. Noi abbiamo modelli aziendali vecchi di 10 anni quando l'azienda si è completamente trasformata. Essenziale poi la formazione, perché la formazione anche è valutata in maniera molto positiva dal pubblico ministero. Essenziale un organismo di vigilanza che sia un organismo di vigilanza autonomo, terzo e indipendente. In questo modo sicuramente l'azienda ha dei presidi che sono importanti al fine di evitare una responsabilità amministrativa con tutte le sanzioni personali e patrimoniali che ne conseguono. Ok, ottimo. Allora io farei poi la stessa domanda, poi prima di avviarci verso le conclusioni, magari con una battuta a testa, per Veneroso, Bucchieri e Bani. Ovviamente dobbiamo parlare in questo contesto anche del ruolo del tax director all'interno delle aziende, no? Colui che coordina un po' anche tutti questi cambiamenti, insomma deve diventare un po', credo, il portavoce di questi cambiamenti che stiamo raccontando. Quindi con l'innalzamento del rischio di natura tributaria, se la figura del tax director aziendale cambia e come? Io suppongo di sì, chiaramente, però vi lancio questo assist. Allora partirei da Veneroso, poi andiamo da Bucchieri e Bani, comunque do io poi la parola. Veneroso, parto da lei. Perfetto, allora io direi che il ruolo del tax director di questi ultimi tempi è sicuramente diverso da quello che era qualche periodo fa. E la prova ne è che in questi ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento di norme che hanno veramente coinvolto l'azienda in tanti adempimenti di compliance sostanziali ed altro, e conseguentemente oggi la figura tax director può essere più relegata, come si diceva una volta, alla persona, all'uomo che fa pagare correttamente la tassa all'impresa, ma diventa sempre più un punto di riferimento per l'impresa stessa, dove lui si pone come a presidio della funzione fiscale del relativo rischio, e quindi ci deve essere sempre più il collegamento tra questa funzione e le altre funzioni aziendali per poter, come diceva anche l'altro giorno il collega Bani, per poter creare dei flussi informativi sempre più puntuali e costanti, ovviamente in entrata e uscita, in modo da poter intercettare tutti quei fatti di gestione, quegli accadimenti, per poter lavorare in prevenzione delle situazioni fiscalmente rilevanti che possiamo dire in un'azienda sono tutte. E ancora di più, effettivamente oggi la funzione del tax director è diventata una risorsa importante anche per l'alta direzione, laddove viene spesso chiamata a sedersi ai tavoli dove vengono prese decisioni di business molto importanti. E quindi, come sempre qui rubo la parola a Carlo, è diventato un uomo di di business partner, perché effettivamente oggi è questo che stiamo vedendo. Il tax director deve essere visto come un consulente, qualcuno che ti può dare una mano, e non solo quella persona che magari, come viene visto una volta, chi dice sempre di no, e quindi normalmente il business tendeva ad evitare il confronto. Poi il mondo ovviamente sta cambiando velocemente, e l'azienda si sta evolvendo, e il tax director deve seguire queste evoluzioni ed abbracciare questo cambiamento.
Grazie. Ecco, certo. Allora, Bucchieri, arrivo da lei, Group Tax Director di Enel. Intanto le chiedo se è d'accordo con Bani e appunto come vede, cioè se possiamo delineare in qualche modo il profilo, no, del Tax Director. Stessa domanda, però insomma, magari anche alla luce delle considerazioni fatte da Bani. No, veramente Antonio credo che abbia sicuramente tracciato, e sono d'accordo al 100% con lui, abbia sicuramente tracciato un profilo di evoluzione che credo tutti quanti abbiamo visto in maniera molto chiara, no? Sì, da Bani, scusate, da Veneruso, Bani verrà Sì. dopo, insomma, vabbè, è stato un, esatto, no, mi sono accorta, forse ho detto qualcosa che non dovevo, mi scuso con Veneruso che chiaramente ha parlato poco fa, prego, prego. E sicuramente, diciamo, la traiettoria, il cambiamento è molto chiaro, è avvenuto già oggi. Già oggi il tax director, almeno delle grandi aziende e più delle aziende multinazionali, non si occupa più e solo di compliance e quindi di adempimento, ma ovviamente è un business partner, credo, importante e fondamentale. Ma io volevo concentrarmi e aggiungere, secondo me, un aspetto importante che si lega molto bene con la discussione che abbiamo fatto oggi. Ecco, io quello che noto, e secondo me questo lo vedremo in maniera sempre più importante nei prossimi anni, è che a questi aspetti si aggiunge anche quello proprio di risk management. Cioè, sempre di più il tax director è un risk manager. È un risk manager e non solo da un punto di vista degli impatti economico-finanziari, no? Ovviamente la variabile fiscale in un'azienda ha un peso fondamentale, no? Rappresenta almeno un terzo, se guardiamo soltanto la corporate income tax, almeno un terzo, no, dei costi dell'azienda, ma non solo appunto da un punto di vista economico-finanziario, ma anche sicuramente da un punto di vista reputazionale. Secondo me questo è un aspetto che vedremo sempre più importante nel futuro e credo anche con il contesto in cui siamo di questi tempi, in cui gli stati, anche il nostro, no, hanno bisogno e fondano molte delle proprie azioni di supporto all'economia anche sulle entrate fiscali. Ecco, l'aspetto reputazionale legato a questo, essere visti come un'azienda sana, in compliance e non in conflitto con il fisco, credo che abbia un aspetto reputazionale importante. E Sì, particolarmente di questi ecco, tempi. mi permetta di farle, di chiedere una specifica a questo punto, Bucchieri, cioè aumentano i ruoli svolti, no? Poi dal tax director, perché se, insomma, se c'è anche tutto il tema della gestione del rischio, come lei ci ha detto, quindi la figura che da tax director si avvicina a quella di risk manager, insomma, ancora più questioni da sbrogliare. Eh sì, insomma, credo che dobbiamo, e questo lo stiamo facendo, dotarci sempre di più di professionalità all'interno delle unità fiscali diverse e arricchite rispetto al passato, e quindi abbiamo sempre di più all'interno del team persone che si occupano di processi, di sistemi, di rischi, ecco, tutto l'interessante excursus che ha fatto Carlo Bani prima, no? Sulla struttura, l'organizzazione, i processi, i sistemi, non erano fino a qualche anno fa tipicamente, no? Uno degli skills più importanti del tax director. Ecco, oggi lo sono in maniera importante. Assolutamente, beh, insomma, anche, quindi bisogna anche in qualche modo rigestire l'organigramma aziendale, insomma, credo, no? Perché poi se ruoli si vanno a miscelare, a insertare, va fatto anche quello. Allora, Bani, adesso arrivo da lei, insomma, come detto prima, prima abbiamo sentito Veneruso, Bani, stessa domanda a lei, quindi aggiungendo eventuali altre considerazioni. Sì, cosa posso aggiungere ai colleghi che mi hanno preceduto? Sicuramente che confermo cioè la centralità di quello che è attualmente il nuovo ruolo del tax director, secondo me, ovvero quello di essere un attore della compliance integrata aziendale. Quindi, come dicevo prima, sicuramente porre in essere un modello 231, come ci ha ricordato anche l'avvocato Peroni, non è di per sé sufficiente per coprire dal rischio connesso ai rischi
di natura fiscale, perché quelli sono propri di una legislazione separata dalla responsabilità invece amministrativa che si vuole coprire col sistema con il sistema di controllo dei rischi, diciamo, fiscali in senso stretto, però sono unitamente ad altri presidi parte di un sistema e si deve sicuramente in azienda valorizzare quanto già presente. Possiamo avere controlli di tipo finanziario, per esempio, in un ambito SOX, possiamo avere degli ambiti di controlli per la, diciamo, ipotesi di corruzione che vengono posti in essere in tutte le principali aziende che operano probabilmente col settore pubblico, così come possiamo avere altri sistemi. Questi devono tutti trovare una loro integrazione, cercare le sinergie, far sì quindi che il sistema integrato garantisca quelle coperture agli apicali aziendali che poi quanto si vuole appunto perseguire, quando Bucchieri diceva che occorre presidiare anche il rischio reputazionale, dove sicuramente anche l'ambito fiscale è significativo al massimo. Poi si faceva anche cenno alla necessità che comunque la funzione fiscale, diversamente da come veniva posta magari in un passato non tanto così lontano, esca dalle proprie stanze, ma comunque conosca l'azienda, si faccia conoscere in azienda, scambi informazioni con la stessa affinché possa essere appunto di aiuto per supportare il business, per intercettare le problematiche e indirizzarle in via preventiva e non intervenire solamente a posteriori nel momento in cui interviene per esempio una verifica esterna e c'è un problema, e quindi diciamo l'intervento fatto dopo che il problema è stato già posto in essere. Quindi da questo punto di vista sicuramente un ruolo più proattivo, un ruolo attivo di business partnering, un ruolo volto a creare valore in azienda in maniera proprio attiva. Assolutamente sì. Allora, Avvocato Perroni, io lascerei a lei un po' le conclusioni, le definisco così, poi insomma sono state dette tante cose, immagino che tante cose andrebbero dette, poi magari ci saranno altri momenti dedicati magari per riprendere l'argomento, però appunto le conclusioni, stando anche alle considerazioni fatte dagli altri relatori, dagli altri interlocutori, magari questo io gliel'ho chiesto già fuori onda, quali sono le tempistiche a suo parere per recepire tutte queste novità? Allora, le tempistiche devono essere rapide, cioè il cantiere deve essere aperto. Poi ovviamente le tempistiche specifiche dipendono molto dalle problematiche che via via si determinano quando si mette mano ad una diciamo rivisitazione del modello, ma certamente il cantiere deve essere aperto subito. Io per concludere però vorrei che fosse chiara una cosa. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata introdotta nel 2001. Dal 2001 in poi vi è stato un progressivo aumento dei reati che vengono considerati come reati presupposto per la responsabilità amministrativa, e quindi vi è la chiara percezione che il legislatore ha voluto estendere questa responsabilità, mettere sotto controllo le società, proprio perché questa è anche una forma di contrasto all'attività illecita e all'attività anche della criminalità organizzata. Quindi il messaggio è: bisogna investire sul modello. Ovviamente non mi riferisco agli amici con cui ho il piacere di fare oggi la tavola rotonda, perché sono rappresentanti di aziende che certamente su questo aspetto lavorano da anni, ma io mi riferisco alla media, anche alla media e piccola imprenditoria, cioè a quei soggetti che devono rendersi conto che adesso il problema 231, il problema di un modello che funziona, diventa essenziale per continuare a lavorare, e devono diffidare di soggetti che in qualche modo non hanno competenze e professionalità. Quando è nata la 231, molti diciamo creavano modelli tipo ciclostile, con l'obiettivo sostanzialmente di coprire fittiziamente il problema 231. Questo oggi non è più possibile, ed è soltanto in questo modo
che l'azienda potrà continuare a vivere e vivere bene. Ottimo, beh dai, con le sue ultime parole, avvocato, consentitemi questa chiusa definitiva con un sorriso, appunto di buon auspicio per guardare al futuro, visto il contesto insomma nel quale ci muoviamo, che è ancora abbastanza, come dire, non uso la parola negativa, ma interrogativo, no? Quindi il fatto di seguire tutte queste linee guida affinché si possa vivere bene mi sembra, credo, la degna conclusione, in attesa di riparlarne, perché appunto queste novità sono state appena avviate, quindi vale la pena poi magari risentirci in un altro momento. Perciò io ringrazio, vi saluto tutti in contemporanea, Antonio Veneruso, Alessandro Bucchieri, Giorgio Perroni e Carlo Bani per essere stati con me in questo main event, quindi l'evento portante della nostra Finance & Tax TV Week. Grazie a tutti e quattro. Grazie a voi. Eccoli, grazie. Così vi vediamo tutti insieme. Perfetto, grazie ai primi relatori che ci hanno quantomeno chiarito alcuni punti essenziali da approfondire sicuramente. Noi andiamo un istante in pubblicità, poi torniamo con la seconda tavola rotonda, con il secondo momento dedicato a questo main event. Partiamo sempre dall'emergenza portata dalla pandemia da Covid-19 e partiamo sempre dalla gestione delle aziende, delle imprese, che deve cambiare, deve modificarsi a seconda di quello che sta succedendo, ma ci concentreremo su un'altra figura, quella del CFO. Come è cambiato e quali sfide si trova di fronte? A tra poco.